Buongiorno ragazzi, oggi riprendiamo da dove avevamo lasciato ieri. Oggi iniziamo con degli esempi, con tutti e tre i verbi, verbo essere, verbo avere e verbo fare. Iniziamo con una frase con il verbo fare. Io faccio l'architetto. Mettete pausa e trasformatelo al futuro. Ok, fatto. Vediamo qual è la soluzione. Io farò l'architetto. Ok, fatto. Adesso vediamo la soluzione. Io farò l'architetto. Ricordate che la O vuole l'accento. La seconda frase, lei ha un cane. Verbo avere. Mettete pausa e trasformate al futuro. Ok, adesso vediamo la soluzione. Lei avrà un cane. Ella tendrà un perro. Vediamo la terza frase. Tu fai la maestra. Mettete pausa e fate la frase. Ok, adesso vediamo la soluzione. Tu farai la maestra. Vediamo la quarta. Noi facciamo i compiti. I compiti sono los deberes. Mettete pausa e trasformate al futuro. Ok, vediamo la soluzione. Noi faremo i compiti. Vediamo la quinta. Voi fate surf. Trasformate al futuro. Vediamo la soluzione. Voi farete surf. Adesso andiamo con l'ultima. Lui fa arrampicata. Trasformate al futuro. Ok, vediamo la soluzione. Lui sarà arrampicata. Ricordate l'accento sulla lui farà. Esattamente come lei avrà. Adesso vediamo un attimo, riprendiamo la prima frase. Io farò l'architetto. C'è un altro modo per dirlo, utilizzando il verbo fare. Il verbo essere, scusa. Io sarò un architetto. Vedete la differenza? Con il verbo fare utilizzo un articolo determinativo.
In questo caso l'articolo è lo, però come davanti a una vocale si toglie con la O e si mette l'apostrofo, rimane l, l'architetto. Con il verbo essere si utilizza l'articolo determinativo, un, in questo caso. Rivediamo i due tipi di articoli. Ok, gli articoli determinativi sono il, lo, l, sarebbe lo, però quando si utilizza davanti a vocale, la per il femminile. In questo caso abbiamo bisogno solo del singolare, stiamo vedendo solo il singolare. I determinativi, un, uno, una. Bene. Vi ricordate quando utilizzarli? Il è il maschile che si utilizza normalmente. Lo si utilizza davanti a parole che iniziano con Z, con S più consonante, come ad esempio studio, e sempre parole sempre maschili. Parole più rare possono essere parole che iniziano con Y, X, queste due. Poi parole che iniziano con GN, per esempio gnomo, o P seguito da N o S, ad esempio pneumatico, lo pneumatico, che è la pianta, o psicologo, lo psicologo. L con apostrofo si utilizza davanti a vocale, parole maschili e femminili in questo caso, la si utilizza con le parole femminili. Gli articoli indeterminativi, vediamo un, si utilizza normalmente davanti a parole maschili che iniziano con vocale o con consonante. Uno, con parole che iniziano con Z, S più consonante, I seguito da S o da N, sempre uno psicologo, uno pneumatico, X, Y. Una si utilizza in generale per le parole femminili. Ok, abbiamo fatto il ripasso degli articoli. Quindi, ricordate, quando usiamo il verbo fare, articoli determinativi. Quando usiamo il verbo essere, articoli indeterminativi, oppure nessun articolo. Ad esempio, io sarò architetto. Non mettiamo nessun articolo. Va bene, per oggi abbiamo finito. Domani vi manderò degli esercizi su questo tema. Vediamo se avete capito. Scrivete nel quaderno le frasi e anche questa parte, mi raccomando. Ci vediamo domani. A domani!